Buongiorno, sono Sandra Fratellacci e sono presidente dell'Associazione Nazionale Asma e Malattie Allergiche e delegata ai rapporti istituzionali di Federasma e Allergie Onlus. La federazione raccoglie associazioni di pazienti che si occupano di asma e malattie allergiche e l'associazione ALAMA è l'associazione che la rappresenta nella Regione Lazio. Partecipiamo a questo corso UPATI con grande entusiasmo perché ne abbiamo riconosciuto la valenza e l'importanza per riuscire ad acquisire quelle competenze che possono esserci utili per tutelare al meglio le tante persone che rappresentiamo e per avere anche una maggiore coscienza di quali sono appunto le informazioni e le conoscenze utili a farci svolgere un ruolo attivo nella tutela di queste persone, conoscendo quelli che sono i meccanismi legati ai farmaci e la modalità degli studi e di come vengono poi i farmaci, diciamo, resi disponibili partendo dallo studio iniziale fino poi alla commercializzazione. Abbiamo deciso di partecipare a questo corso perché per noi era importante acquisire conoscenze in ambito nell'ambito della creazione del farmaco fino poi alla sua distribuzione. E la partecipazione a questo corso ci sta piacendo molto anche perché si è creato un buon clima all'interno del corso. Abbiamo conosciuto associazioni che trattano vari tipi di patologie e c'è un grande scambio di informazioni riguardo sia la gestione che le problematiche legate alle singole associazioni, per cui è un arricchimento dove all'interno del corso non si parla solo ed esclusivamente dei farmaci, ma anche di tutta una serie di esperienze che possono tornare utili per portare avanti ognuno di noi per la propria patologia delle iniziative.